accendere il tubo. Sì! Finalmente funziona tutto davvero! Non ci sto a credere! Signori, l'abbiamo fatto! Ci sono riuscito! Ti porto nella cucina di Medi Shopping! Visto che tanto tra un po' di tempo esploderemo tutti quanti assieme allegramente, ho deciso quest'oggi di andare a esplodere da solo, cercando di trasformare questo computer, che è letteralmente una cosa vecchissima, ormai lo pagherete tipo 80 euro perché fa schifo al c***o, in un vero e proprio computer da gaming, montandoci al suo interno. E ciao a tutti ragazzi, con il mio ufficiale che vi parla, e quest'oggi ragazzi siamo qua in questo nuovissimo video. E qua appunto, da come avete letto dal titolo, siamo qua per andare a trasformare un computer portatile da 100-150 euro, potete anche farlo con un computer da 80 euro, in un vero e proprio computer da gaming, grazie appunto a una scheda video che andremo a utilizzare con esso. Mi raccomando, guardate il video fino alla fine così capite bene come fare, se volete farlo anche voi, ma il primo step è quello di trovare una scheda video, e diciamo che la cosa non buona. E quindi arriva qui tutto l'occorrente, a partire da questo coso qui, che appunto sarà il pezzo magico che ci permetterà appunto di fare questa cosa esplosiva. Ho appunto comprato questo EXPGDC, costa 30 euro se volete vederlo, vi lo lascio in descrizione. E appunto signori, non è altro che un adattatore per scheda video, che appunto possiamo andare a utilizzare per adattare la nostra scheda video a appunto un computer portatile come questo, qualsiasi altro PC. Sì, siamo capiti. Vado quindi ad aprire la scatola e al suo interno abbiamo questa roba qua. E appunto abbiamo i cavi dell'alimentazione, che madonna, non sono i migliori cavi che esistono, sporchi di polvere. Abbiamo poi il manuale delle istruzioni rigorosamente in lingue orientali. Infine abbiamo l'oggetto magico che ci servirà. Dentro sto robo per caramelle non si apre. La colla. Qui dentro appunto abbiamo il pezzo magico che ci permette di fare questa magia magicosa. Abbiamo qui l'XP Gorilla CD, come cazzo si chiama, e da come potete notare non è altro che un adattatore PCI Express con tutte le varie uscite video possibili e immaginabili. E se notate, possiamo direttamente andare ad attaccarci la scheda video. La scheda è tipo grande 7 volte sto robo, e quindi quello che ci serve alla fine è questo art attack strano che dobbiamo andare a connettere al portatile. Come si fa? Ah, non lo so io. Tramite questo cavo da HDMI a questa porta, che non so come si chiami, ma che non è altro che il connettore della scheda di rete del nostro PC. E di conseguenza, visto che stiamo parlando di porte e connettori strani, è il momento di andare ad aprire il computer. Non so se vi ricordate, l'unica volta in cui ho effettivamente aperto un PC portatile non è finita benissimo. La foresta dei cazzi volanti, nanno. Nel mio caso io ho preso veramente un computer che è tipo del 2014. Nel vostro caso, se avete un computer portatile anche solo tipo di 3 anni fa, avrete direttamente la porta qui e vi basterà svitare una vite per andare a trovare la scheda di rete. Nel mio caso quella non c'è, quindi mi tocca a svitare tutto il portatile. 6 and a half hours later. Sì, cazzo! Che schifo! Dio mio, ma qui dentro ci sta la polvere del secolo. Guardate, posso scrivere. Posso scrivere sulla polvere. C-I-A-O. Perfetto, quindi il PC adesso è ufficialmente aperto. Devo cercare la scheda di rete, che ho già visto, ed è esattamente questa qua. Later. Porca troia, mi serviva questo. Minchia, il compact aveva sto attacco qui. Andava meglio il compact. Porco... Day two. Ok, quindi sono passati un po' di giorni, giusto il tempo per farmi arrivare il cavo quello corretto. Poi magari prima di ordinare sto coso controllate di aver preso il cavo giusto aprendo il computer, per non finire come dei dementi come me. Sì! E eravamo appunto rimasti alla scheda di rete del computer. Se non sapete qual è la vostra scheda di rete, basta fare 2 ricerche, in ogni caso la trovate. Non devo fare altro che andare appunto a smontarla. Vado quindi per prima cosa a staccare il suo cavo. Non devo fare altro che appunto andare a svitare la scheda di rete. Adesso che è saltata via, posso di conseguenza andare a rimuoverla. E questa è la scheda di rete. Quindi abbiamo effettivamente rimosso quello che dovevamo togliere. Evviva! Adesso qui sorge un piccolo problema. Visto che abbiamo appunto tolto la scheda di rete, questo significa che il nostro computer non può più connettersi a internet. Ragion per cui ho comprato questo, che non è altro che un adattatore wireless USB, pagato circa 10 euro, e appunto quello che fa non è altro che permetterci di utilizzare la rete wifi anche se abbiamo staccato la scheda di rete. Vado quindi adesso a prendere il GD Gorilla XP, come si chiama, e vado quindi a collegare il suo cavo. Quindi vado a inserirlo esattamente qui. Io spero davvero che dopo tutto sto bordello sta roba funzioni. Certo, aspetta e spero. Vado quindi anche adesso a rimettere la vite. Il nostro cavo dell'adattatore è ufficialmente collegato. Sì!
Perché da come potete notare il tutto è collegato. Adesso devo solamente andare a mettere la scheda video qui sopra. Però non è che la potenza del computer basti ad alimentare la scheda video. Infatti nell'ultimo pacco che pesa 77 kg è un fantastico alimentatore per il PC. Io il link a questo ve lo lascio nella descrizione. Non andate a comprare l'alimentatore, quello grigio da 15 euro, perché se comprate quello casa vostra potrebbe finire più o meno così. Il problema di questo computer è che non puoi andare poi a chiuderlo una volta che hai collegato il cavo. Lo lasciamo aperto così prende aria. Genius. All'interno di questo pacco quindi c'è l'alimentatore che ho comprato, che è questo alimentatore da 500 watt di Sharkoon. Si presenta in questa maniera qua. Oh signor, sto ammasso di cazzo. È una cosa spettacolare. Momento magico, vado quindi a collegare la mia scheda video all'adattatore. Madonna, che figo! Sto eccitando. Si cavi, no? Dove devo metterli? Sarebbe bello saperlo se le scritte non fossero tutte quante in cinese. Vado quindi a inserire i cavi di alimentazione all'interno della scheda video. Ah, ma è ronco! Quindi devo andare a prendere questo cavo qui dell'alimentatore e andarlo a... sempre se voglio entrare... Dai, entra, ficcati! E vado quindi adesso a collegare questo all'adattatore in sé. Perfetto, dovrei aver finalmente collegato il tutto. Madonna, che casino! Quindi, signori, il tutto è ufficialmente pronto. Ho qui l'alimentatore, qui ho il PC e infine da questo lato ho la scheda video. Il tutto collegato assieme. Vado quindi adesso anche a inserire la scheda di rete nel PC. Ave Maria, piena di grazia al Signore con... Posso dire che ho un po' di ansietta. 3, 2, 1, vado. Magari prima devo anche collegare il portatile. Sì. Oddio, l'avete visto, l'avete visto. 3, 2, 1, vado ad accendere il tuo. Sì, 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 sì. Eureka! Eureka, cazzo, sì! Funziona! Cioè, a metà, sta girando una ventola sola. Porca di... Perché stanno girando così piano? Sto girando un po' pianino. Oddio! No! Oh, riprendi! Ti prego! Torna in vita! Abbiamo qualche piccolo problema di potenza. È morto. Ma magari quando installo i driver si fixa sta roba, non lo so. Io che cazzo ne so. Oh! Non ci credo, non ci credo, non ci credo! Oh, sì! Signore e signori, si è ufficialmente acceso. Prima cosa da fare, installare i driver. Nvidia driver, carichiamo i driver di sta 2070. One eternity later. Let's go, cazzo. Se io per esempio adesso andassi ad aprire il gestione attività e vado adesso in prestazioni, tecnicamente non mi dà un beato cazzo. Dio mio, sì! Chiunque tu sia che hai fatto sto script, io ti amo! Ti amo, cazzo! Finalmente funziona tutto davvero! Non ci sto a credere! È da tutto il cazzo di pomeriggio che sto provando sta roba! E non funzionava! Ho detto tante belle preghierine! E lo credo bene! Non lo so neanch'io quale fosse il problema. Sta di fatto che io adesso, se vado in gestione attività, prestazioni, finalmente mi dà che la scheda video esiste! E posso anche effettivamente andare ad aprire il pannello di controllo Nvidia. Sì, funziona, 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 funziona. RTX 2070, l'ho presa, sì. Oh, lo sburro. E quindi c'è solo una cosa che ci resta da fare. Madonna, guarda, finalmente Nvidia funziona. Finalmente la GPU funziona. Finalmente tutto funziona. Beh, avevo anche già preparato la spada satanica del drago per tagliarmi le vene. Stacca, stacca. Avvialo subito. È possibile avviare il gioco? Ma no. Mi sta prendendo l'ango. Sì, sì. Sì, signori, l'abbiamo fatto. Ci sono riuscito. Torna in funzione ed è fluido. Sì. Questo è un computer da 150 euro. Questo l'ho trovato in discarica dal rottamaio. Vero, vecchio. Rottamaio. C'è un bottleneck mostruoso. Perché tante cose che dovrebbe fare la CPU non le fa. Oddio, funziona. Signori, funziona tutto ed è anche fluido. Funziona tutto. 60 fps. È fluido. Questo computer qui sono molto molto penalizzato proprio per il fattore processore di me. Perché se io avessi un processore decente non avrei nemmeno questo lag e sarei a molto più di 60 fps. Però raga, comunque su un PC da discarica riesco a giocare. Io non so se vi rendete conto di quanto faccia schifo sto display, no? Ecco, io sì, perché non riesco a vedere niente. Sono comunque sempre intorno a 60-70 fps fluidi, che considerando che c'è una 2070 sopra non è il massimo. Però considerando che prima Fortnite non me lo avrebbe nemmeno aperto, sì che è
buona. Ok, sono sul bus allora. Oddio, raga, sta funzionando. Signore e signori, fa anche fluido. Se non fosse che, ecco, c'è un bel po' di stuttering, però comunque riesco a farci girare i giochi. Vedete che gira, siamo intorno ai 60-70 fps. E in questa maniera qua potete veramente trasformare il vostro computer portatile, magari più nuovo di questo, in un vero e proprio PC da gaming. E questo per me è incredibile. Oh, ma ragazzi, riuscite addirittura a fightare. Hello. Funziona per tutti. Ciao. Uno ha capito che io avere de arco de zio. De arco de zio de Adolfo. Perché non gli entra un colpo a questo? Crepa. Oh. Certo, magari fatelo con un computer un po' più nuovo di questo. Però veramente le potenzialità che ha questo coso sono infinite. Che sia giusto. Qua c'è una spigola. No, certo, dovete sempre dire tante belle preghiere, sperando appunto che non laghi. Se non fosse che sto coso c'ha veramente un display che è una cosa, sarebbe veramente perfetto. Cioè, con una configurazione del genere, se poi attaccate il tutto a un monitor esterno, con un PC magari che è un po' più nuovo, riuscite veramente a sfruttare questo in una maniera assurda e trasformare il vostro portatile in un vero e proprio PC da gaming che si rispetti. No, micidiale, che cazzo ci ho fatto? Quindi, signori, cosa ne pensate a riguardo? La sfrutterete questa cosa o meno? Secondo voi ha senso o no? Fatemi sapere le vostre opinioni qua sotto nei commenti, perché sono molto molto curioso. Vi ricordo che se questo video vi fosse piaciuto, vi raccomando di lasciare subito un bel pollicione in su di supporto, perché non potete capire quanto io sia uscito di testa per fare sta roba. Se non volete anche perdervi nessun nuovo video di questo canale, anche una bella iscrizione con la campanellina attivata e il supporto massimo che potete darmi. In descrizione trovate anche i link al mio vero social network, ovvero Instagram, Telegram e Discord, del mio profilo TikTok che ho aperto da pochissimo. E detto questo, signori, come al solito non aggiungerei nient'altro, e noi ci vediamo come sempre ad un prossimo video. Ciao ragazzi!